cosa me ne sento? È una nave stupenda, signor Biles. Ritiene che questo collaudo sia un successo? Oh, sì, certamente. Quando sarà pronta per il viaggio inaugurale? Non prima di qualche mese. Con la costruzione di questa nave lei entra nell'elite degli armatori. Pensa anche al record di traversata. Se tutti eseguiranno gli ordini. Congratulazioni, signor Biles. Grazie. Signor Biles, dov'è la madrina della principessa Irene? Ah, beh, la signora Weil ha un forte raffreddore, purtroppo, è rimasta nella sua stanza. Scusami. Capitano? Sì, signore. Intrattenga gli ospiti, io vado di sotto a vedere come sta mia moglie. Molto bene, signore. Mi scusi, signor Weil, forse non mi riguarda, ma vorrei avvertirle di un pettegolezzo che circola a Londra riguardo una lite tra lei e sua moglie l'altra sera all'Anchor Club. Può darmi la sua versione? Sono tutte bugie. Mia moglie e io andremo insieme in crociera nel Mediterraneo. Irene? Quello che hai detto ieri sera è falso. Non ti ho sposato solo perché eri il ricco Bruce Vile. E non c'è nessun altro uomo. Non c'è mai stato. La tua gelosia ha distrutto tutto. Andrò a Londra dove chiederò il divorzio. È stato tutto un errore da quando ci siamo incontrati. Mi dispiace, Bruce. Mi dispiace per entrambi. Irene. Sorprendente causa di divorzio. Favorevole alla signora Weil la prima sentenza. Parte per Parigi. Mayfair, a cura del duca. Si dice che Bruce Weil, il ricco armatore americano, sia furioso per il divorzio ottenuto da sua moglie, poiché forse c'è di mezzo un altro uomo. Potrebbe essere questo il motivo del suo viaggio a Parigi? Irene non ha chiesto il divorzio per sposare un altro uomo. Bruce, sono sicuro che non c'è nessun altro. La tua è un'ossessione. Nessuno riuscirà a portarmi via, Irene. Oh, Bruce. Tu devi soltanto darmi la certezza che se tutto andrà come ho previsto questa notte, Irene non otterrà la sua sentenza finale. È così? Bruce, io sono un avvocato onesto e non ammetto certi sporchi trucchi. È così? La legge prevede che chiunque chieda il divorzio non deve commettere adulterio per 6 mesi, altrimenti la sentenza decade. Grazie. Ti prego di non farle quello scherzo. Nessuna donna merita un simile trattamento. Hai spiegato a Michael quali sono le istruzioni? Sì, signor Weil. Ho capito perfettamente. È un compito piacevole. Io ho bisogno di soldi, signor Weil. Beh, buonanotte, amico mio. Sarai meglio domani. Ma ricordati, non puoi bere tutto il vino di Parigi in una sola notte. È praticamente impossibile. Ah, sì, giusto. Non deve preoccuparsi, madame. Sono io, Michael. Michael? Che cosa ci fa? Che cosa vuole? Lei, madame. Sono qui per fare l'amore con lei. Esca immediatamente. Esca, mi ha sentito? Non gridi, madame, la sento. Michael, apra subito la porta. Subito. Mi dia la chiave, allora. Mi spiace, madame, ma sono qui per eseguire degli ordini. Suo marito sarà qui tra un minuto e ha deciso che ci troverà abbracciati. Michael. Oh, Michael, la prego. Le darò le mie perle. Valgono molto di più di quanto le ha promesso lui. La prego, accetti. È troppo tardi ormai. Cerchi di non agitarsi. Non sarà tanto spiacevole. Mi lasci!
Fermi o sparo. Da quella parte. Tu vieni qui. Dammi le tue perle. Oh, ma io... Silenzio. Gli altri gioielli ora. Eccoli. Brava. Bene. Ora il cappotto. Certo. Eccolo. Mettilo. D'accordo. Su. Che cosa aspetti? Non so più che devo fare. Fai solo ciò che ti dico. Ed ora pensiamo a questi due belli imbusti. Forza, voltatevi. Là dentro, presto. Presto. La prego. Andiamo. Piace se fumo? No. Ah, mi spiace. La chiusura si è rotta. Ecco, tenga. Perché? Non li vuole? Ma lei è un ladro. Come si permette? Oh, mi scusi tanto. Ero nella stanza accanto alla sua. Avevo appena messo a letto un amico che aveva alzato un po' troppo il gomito e non ho potuto fare a meno di assistere a quella scena disgustosa tra lei e il suo autista. Oh. L'ho rapita soltanto per restituirle i gioielli. Ma allora perché li ha rubati? Beh, soltanto per rendere credibile tutta la scena. La mia presenza lì sarebbe stata compromettente quanto quella del suo chauffeur. Oh, sono davvero desolata. La perdono. Dove stiamo andando? Beh, ho pensato che avesse bisogno di un po' di tranquillità prima di tornare a casa. Stiamo solo facendo un giro. Riesco solo a dire oh. Devo riflettere adesso. Mi offre quella sigaretta di poco fa? Mm-hmm. Grazie. Devo riflettere. E allora? Non c'è nessuna via d'uscita. Perché non beviamo qualcosa insieme? Dove? Mi lasci fare. Avrai il miglior champagne di Parigi. Anche se fosse il peggiore non mi importerebbe. Autista, per favore, allo Chateau Bleu. Ah, è ancora aperto. Venga. Ah, è delizioso. Ehi, guardi. Oh, no. Aspetti un momento, non vada via. Cesare, non starai chiudendo? Ma non sto chiudendo, ho già chiuso. Oh, andiamo, Cesare, su, fallo per me, non chiudere. No, ti è troppo prego, tardi, ti prego, stanco, su, avanti. Devo andare a casa, non vieni, posso. Vieni con me, vieni. Cesare, ho l'onore di presentarti Miss
America, americana autentica. Molto lieto. Aspetta, aspetta. Allora, ripeta a Cesare quello che ha detto a me. Oh, ma io non... Ah, non vuole? Glielo dirò io. Dunque, Cesare, tutti sanno che tu sei il miglior chef di Parigi, senza rivali. Ma tu pensavi di essere famoso anche in America? Di la verità, eh? Avanti, signorina. Glielo dica, avanti. Lo dica lei. Sì, ma sì, certo. Non lo sapeva. Anzi, forse lei è più famoso in America che qui, ma certo. Perché spesso parlando di lei lo chiamano il grande Cesare, sì. Il grande genio. Riapro. Maestro, un attimo, prego. Ma siamo troppo stanchi e non possiamo suonare dalle 8. Ma non avevo intenzione di chiederle di suonare, per carità, no. Volevo soltanto presentarle Miss America. Molto signorina. Non le permetterei mai di suonare. Ho parlato della sua bravura con Madame e non vorrei che sfigurasse per la stanchezza. Buonanotte. Buonanotte. Mi dispiace molto che ve ne andiate via. Avrei voluto offrirvi qualche coppa di champagne, ma... Champagne? Sì, certo, ma voi siete troppo stanchi. Avete suonato tutta la sera? Poveri ragazzi, è dalle 8 che sono qui. Cosa pensa di ordinare, madame? Qualcosa di particolare? Oh, due uova fritte. Cosa? Irene. Spero di non essere famoso per le uova fritte. Ordino io per madame. Ma prima, champagne per tutti. Per tutti quanti? Sì, anche per te. E che sia Tappo Rosa del 21. Tappo Rosa è un nome simpatico. E poi il piatto più famoso del locale. Aragosta Cardinal alla Cesare. Oh. E dopo l'aragosta che cosa pensa di prendere? Non ne ho idea. Cesare, se mi consenti, la famosa salade chiffonade. Oh, santo cielo. E io stesso preparerò il condimento. E preparerà il condimento? Oh, che sciocchezza, io preparo il miglior condimento per l'insalata di tutta Parigi e forse del mondo intero. Io preparerò il condimento, io e nessun altro. Le preparerò io il condimento, madame. Che sciocco. Le preparerò io il condimento, madame. Io preparerò il condimento. Sta attento, lo versi tutto per terra, metti qua. Non lo ferma nessuno. Posso sapere il suo nome? Paul. E il suo? Irene. Piacere. Piacere mio. Da quale parte della grande e bella America lei proviene? Kansas. Lei è la prima del Kansas che conosco. E lei dove vive? Io vivo con una donna. Non le avevo chiesto con chi. La vuole conoscere? No, non mi interessa. Ah, ma lei deve conoscerla. Noi non abbiamo segreti. Si chiama Coco. Coco? Ho l'onore di presentarle la donna con cui vivo. Coco. Salve, Kansas. Salve. Hello? Parlez-vous français? No, parla inglese. E tu lo parli? Ma certamente, un buon inglese, non le pare? Io odio gli uomini. E tu? Sì, anch'io. E allora, perché ti sei sposata? Andiamo, Coco, non essere indiscreta. Non importa, Coco. Puoi chiedermi quello che vuoi. Grazie. Visto? Perché tuo marito ti ha fatto quel brutto scherzo stanotte? Coco, vieni qui. Digli di invitarmi a ballare. Cosa? Digli di invitarmi a ballare. Ah. Che c'è? Chiedile di ballare, stupido. Ah, sì, certo. Vuole ballare? Oh, sì. Scusami, Coco. Ecco fatto. Aragosta e Cardinale alla Cesare sono splendide. Splendide. Mettile in caldo. Mettile in caldo.
Guarda tu se si devono sentire certe cose, porca miseria. Il signore è deciso con un cuore. Se vuole, può raccontarmi tutto di suo marito. Vorrei, ma non posso. Mi scusi. Accidenti. Che è successo? Ho perduto la pantofola. Alzi il piede. Ecco. Grazie. Dobbiamo avvertire la polizia che sua moglie è stata rapita. Io non credo che sia stata rapita. Se tu fossi un vero detective, avresti già catturato quell'uomo. Ma quel tipo era un ladro. Ha visto? Ha preso i gioielli. Non dire sciocchezze. Era qui prima di Michael. Vattene. Alzati. Su, forza, alzati. Mia moglie era già con quell'uomo quando sei entrato. Su, avanti, parla. Voglio sapere la verità. Altrimenti niente soldi. E non mentire. Sì, erano abbracciati, li ho visti. Ne sono sicuro. Lui com'era? Non lo so, la stanza era al buio, ma erano abbracciati. Per questo ha tentato di uccidermi. Era disperato, era terrorizzato, potrei dire. Tanto che ha rischiato perfino la ghigliottina cercando di uccidermi. Già, è vero. Hai ragione, se ti avessi ucciso sul serio... Ora rischierebbe la ghigliottina. È vero? Sì, sì. Adesso voglio i miei soldi. Sì, sì, certo. Non sapevo allora che lui odia tutti quanti, compreso se stesso. Le ho raccontato ciò che non avrei dovuto. E lei non dice niente? Stanotte ho solo una cosa importante da dirle. Che cosa? Beh, io non so se è anche così in Kansas, ma in Francia non è molto elegante per un gentleman parlarne. Se... non conosce la dama da almeno un anno. Anche in Kansas una signora non si confida mai con un uomo prima di 6 mesi. La notte è solo a metà. I primi 6 mesi sono già passati. Dovrò attendere altri 6 mesi per conoscere il suo segreto. Thank you.
miseria, ho dimenticato le aragoste dentro al forno. Pronto? Centrale di polizia? Mi dia il prefetto. Sono Bruce Weil. Pronto, André? Bruce Weil. Mi trovo qui all'Hotel Triumph. C'è stato un omicidio. Già. Il mio autista. Manda qui subito un ispettore. E un'altra cosa. Non avvertire la stampa, almeno per ora. D'accordo. Grazie. Il tempo è scaduto. È passato un anno. Ora posso svelarti il segreto. Ma non lo farò se non prometti prima di crederci. Prometto che ci crederò. Non so perché, ma penso che forse è questa la notte che aspettavo. Perché non c'è mai stato niente di così bello in tutta la mia vita. Sai, non mi era mai successo prima. Non voglio... Non voglio più sapere cosa avevi da dirmi. Non ho più bisogno di dirtelo. Siamo arrivati, tesoro. Oh. Quante cose sono accadute dal primo oh. Oh, ancora. Oh, per sempre. Che ti accompagni? No, posso anche andare da sola ormai. A questo pomeriggio. Alle 5 in punto, non scordare. Ci sarò. Irene, come stai? Sto bene. Sto bene, caro, ma... Che cosa è successo? Che ci fanno qui questi signori? È lei la signora Weil? Sì. Sono l'ispettore Miller. Ispettore, la prego. Sono contento che tu stia bene. Come sei fuggita? Fuggita? Oh, come sono fuggita? Oh, certo, è stata un'esperienza orribile. Sono quasi morta di paura. Ero terrorizzata e lui mi ha presa e mi ha caricata su un'auto e io sono fuggita, ma poi mi ha ripresa. Io ho cominciato a urlare, ma lui ha preso un fazzoletto e me l'ha messo nella bocca. L'ha spinto così in fondo che quasi stavo per soffocare. E dopo questo ricordo più nulla, quasi nulla. Black. E poi? E poi? Beh, gliel'ho detto, non riesco a ricordare cos'è accaduto dopo, a parte che ero in un'auto... Ma adesso sono qui e sono salva. E mi dispiace molto, credetemi, di avervi disturbato, ma adesso sono tornata a casa e sto bene, quindi immagino che potete andare via tutti ora. Mi dispiace, ma non è così semplice come lei crede. Vede, sfortunatamente l'autista è morto. Morto? Sì, madame. Suo marito ci ha già raccontato cos'è accaduto, quindi se lei fosse così gentile da darci una lista dei gioielli rubati ci aiuterebbe. Vede, è chiaro che se troviamo i gioielli troveremo anche l'assassino. Mi dica,
Ricorda se l'assassino era già nascosto qui dentro o se è arrivato da fuori? Le posso far vedere dove si trovava. Ecco, era nascosto qui, dietro queste finestre. Probabilmente ha visitato un altro appartamento prima. Già, e ora, ispettore, vorrei darle la lista dei gioielli. Prego, madame. Dunque, vediamo, mi faccia pensare. Un bracciale di smeraldi, un bracciale di rubini, un bracciale di zaffiri e diamanti, una spilla di brillanti e le perle. E le... la collana di perle. E poi vediamo... quattro anelli con brillante, un paio di orecchini e un orologio. Credo che sia tutto. Un'altra domanda, signore. La prego, ispettore, cerchi di capire la situazione. Mia moglie è molto scossa. È reduce da un'esperienza terribile. Sì, lei ha ragione. Madame, accetti le mie scuse. Le assicuro che prenderemo l'assassino e che lei riavrà i suoi gioielli. Signor Vail, spero che la sua descrizione dell'uomo sia sufficiente. Arrivederci. Agente. Che cosa stai aspettando? Che tu ti tolga la pelliccia. Non ho voglia di toglierla ora. E le tue perle? Non vuoi togliere nemmeno quelle? Ah, già, dimenticavo. Te le ha rubate lui, non è vero? L'ho visto con i miei occhi. E non aveva alcun motivo per ridartele, non credi? Oh, forse sì. Spiegami per quale ragione un ladro rende i gioielli al proprietario. Ho sempre pensato che ci fosse un altro. Ora ne sono sicuro. Dovrei ucciderti per questo. Perché non lo fai? Così non dovrò più vederti. È qui che ti sbagli. Avrai il piacere di vedermi ancora. E sai perché? Perché tornerai a vivere con me. Non puoi costringermi a tornare con te. Sei innamorata di quell'uomo. Quando hai sentito che Michael era morto, hai avuto un brivido, ma non per Michael. Era per quell'uomo che ami tanto. No, va via, ti prego. La polizia non lo troverà mai. Non è un ladro come loro pensano. Un ladro non ti avrebbe ridato le perle. Ma io lo troverò, anche se dovessi spendere fino all'ultimo penny. Ci riuscirò, Irene, a meno che non rinunci al divorzio e torni con me. Sei un mostro, Bruce. Oggi pomeriggio alle 3 partirò con il Mauritania per New York. Non sarò molto sorpreso di vederti all'imbarco. La morte di Michael è un incidente. Tu ne sei responsabile quanto l'uomo che mi ha difesa e lo sai. È vero, io lo so. E anche tu. Ma la polizia non sa niente. Morirà se resti a Parigi e riesci ad avere il divorzio. Sarà la sua salvezza se torni ad essere mia moglie. A te la scelta. Lo faresti morire. È un assassino, vero? A che ora parte la nave, lo sai, cara? Come va oggi? Bene. Ciao. Bonjour, monsieur. Buongiorno. Bene, Paul. Salve, signor Howard. Già di ritorno, come va a Londra? Scusate. Buongiorno. Eccolo, per fortuna meglio tardi che mai, eh? Causa di forza maggiore.
Champagne per tutti quanti. Preparerò il condimento io stesso. Sei un uomo fortunato, Cesare. Ieri notte hai avuto l'onore di conoscere la donna che voglio sposare. Queste americane, porca miseria. Ehi, sbattile. Ehi, Bull. Vuoi dire che sposerei quella femminuccia da quattro soldi che ballava a piedi nudi? Dopo che avrà ottenuto il divorzio, è chiaro. È sposata? Sì, soltanto un po'. La conosci da molto tempo? Da sempre, scusa un attimo. Dalle 7 di ieri sera. Ma chi è? Si chiama Irene. Irene... non lo so. Oh, ma non fa niente, lo saprò quando la incontrerò oggi pomeriggio alle 5. Ti ha dato di volta il cervello? Sì, vuoi spazzolarmi? Paul, sembri più uno scolaretto innamorato che il più grande capocameriere di tutta Europa. Ma questa è l'ultima volta che mi canti, non ci cascherò più. Vediamo. Aragosta cardinale alla Cesare, Salade chiffonat alla Miss America. Ecco. Ottimo menù per cena. Sapevo che ti sarebbe piaciuto. Miss America, queste americane, porca miseria. Come va tua moglie, Pier? Sempre uguale. Vuoi andare a casa? Lavorerò ancora un po'. Hai i soldi per il dottore? Sì, grazie. Bene. Come va oggi, signor Norton? Ah, ho la testa a pezzi. Paul, chi mi ha portato a casa? Sono stato io, non si ricorda? Ah. Che notte, Paul. Oh, che notte. Sì, è vero. Mi scusi, le signore hanno già ordinato, ma vogliono il suo consiglio. Poliziotti per tutta la notte. Cosa posso fare per loro? Li sentivo entrare ed uscire dal mio balcone. Poi sono venuti in camera mia a farmi un mucchio di domande. Parlavano di un omicidio nella stanza accanto, di qualcosa del genere. Paul, sono in uno stato pietoso. Tu devi aiutarmi. Sono qui, signor Norton. Che cosa ci vuole dopo una sbronza? Ho qualcosa che fa al caso suo, ci penso io. Prepari un French 75 per il signor Norton. Oh, benissimo. Oh, ma insomma, dove è la testa? Non faccio il cameriere se non so portare nemmeno un bicchiere d'acqua. Paul, quest'idiota d'un cameriere mi ha bagnato tutto il vestito nuovo. Sei licenziato, via. Un po' d'attenzione, che diamine, ma insomma... Signore, mi dispiace molto, un così splendido vestito. Se permette, le pagheremo i danni. Beh, mi dispiace darvi così tanto disturbo, ma... Ma per carità, nessun disturbo, signora, lei ha ragione. Ha niente contro la signora. Le chiedo scusa ancora. Grazie, Paul. È molto gentile, non trovi? Dov'è Pierre? Eccomi. Ma dove stai andando? Ma tu mi hai licenziato. Ma no, rimani qui finché quella se ne va via. Grazie. Paul, spiegami una cosa prima che divento pazzo. Hai davvero l'intenzione di sposarla? Mi hai preso in giro e io ci sono cascato. È la solita meteora che rischiara la notte. Questa volta ti sbagli. Paul, per quanto ne so, tu hai già visto, conosciuto e spasimato per ogni tipo di donna che esiste sulla Terra. Cos'ha questa di particolare da sentirti cotto a puntino, eh? Deve essere un diavolo. Questa è un angelo. Credimi, non è successo in tutta la mia vita che abbia visto spuntare le ali ad una donna. Sai quali parole disse una volta un gran saggio? Le femmine della nostra specie sono più pericolose di un virus. Con le donne sono solo guai. Irene, mettere nei guai me, questo è impossibile. Madame Bourget vuole parlarle. D'accordo, vengo subito. Paul, per lei finirà la nostra amicizia. No, non fino alle 5 di oggi. Quell'americana gli ha fatto bollire il cervello. Ma queste americane, porca miseria. Aveva ragione mia madre, santa donna. Vogliamo muoverci qui? Dai, forza, passami quel piatto. Tu spostati più in là. Hotel Triumph, presto.
signore e la signora Vail, la cui improvvisa riconciliazione ha sbalordito i lettori dei due continenti. Autista, allo Chateau Bleu. Vieni di qua, Cesare. Che è successo? È arrivato il marito al suo posto? Centralino? È andato in America. Bene, spero ci rimanga. Chiudi la porta. Pronto? Vorrei parlare con il Mauritania. Sì, ha lasciato Cherbourg questo pomeriggio. Sì. Desidero parlare con la signora Vail. Vail. V-A-I-L. Allora quella donna sarebbe la moglie di Bruce Vail. Sì. Questo c'era da aspettarselo. MW, qui è FML. Non vi ricevo bene. Ora va bene, attenda. Sì? Parigi in linea, signora Vail. Aspetti un attimo. Me la passi, grazie. Ok, Parigi, parlate. Pronto. Sì, Paul. Oh, tesoro mio. Paul, ascoltami. Aspetta, devi ascoltarmi. Sì, ma ti prego, dimmi perché sei partita. Mi basta solo questo. Perché ti amo. Irene! Arrivederci, Paul. Arrivederci. Irene! Non potrò mai più tornare da te e non cercare nemmeno di vedermi. Irene! Irene! Non devi più chiamarmi, Paul, ti scopriranno. Ah, grazie, Irene. Beh, ho bevuto, ho mangiato, mi mancavi solo tu. Cara, come va il tuo mal di testa? Sto molto meglio. Ah, splendido. Allora che ne diresti di una bottiglia di vino per festeggiare la guarigione? No, grazie. No? Ah, se la memoria non mi inganna, la nostra prima luna di miele cominciò su una nave. Questa è la nostra seconda luna di miele. Ci sono stati momenti difficili. Ma ora sei con me. Sei di nuovo con Bruce. Me. Sì, sono io. Tu ed io. Ti prego. Baciami. Baciami, Irene. No. È troppo recente il suo ricordo, eh? Oh, Bruce, ti prego. È così, non è vero? Che aspetto ha? Parlami un po' di lui, Irene. Chissà, con un po' di sforzo potrei seguire le orme del mio rivale. O forse l'hai già dimenticato. È possibile, no? La mia immaginazione sta correndo troppo? Dimmi una cosa. Che consideri più affascinante? Me o lui? Lui, vero, quello la cui vita stai cercando disperatamente di salvare. Non sarebbe meraviglioso? Se tu fossi una maga, mi tramuteresti in lui. Immagina. In questa stanza voi due soli. Soli, Irene. Su questa nave. In mezzo al mare. Cosa faresti con lui, dimmi? Cosa faresti? Gli darei tutta me stessa. È vero, Bruce. Questa volta hai ragione. C'è davvero un altro uomo. Tu volevi prendermi in trappola con uno. Ma invece ne arrivò un altro per dirmi che mi amava. E io non esitai a dirgli ti amo anch'io. È per merito tuo. Tu hai fatto in modo che tutto questo accadesse. Non è divertente.
Prima di incontrare lui, non avevo mai pensato a nessun altro. Ma tu non mi hai creduto. Così ne hai inventato uno e non hai fatto altro che spedirlo tra le mie braccia. Io ti ucciderò. Allora è vero, lo ami. Te ne pentirai quando lo troverò. E lo troverò, Irene, vedrai. Mi mandi la cameriera per fare i bagagli. Voglio cambiare cabina. Ti ho detto che è nei guai, lo sento. Stava per dirmelo quando ci hanno interrotto. C'è una nave che parte per New York giovedì. La troverò. Paul, sei l'uomo più pazzo del mondo. Dopo di me. Ho deciso, farlo anch'io. Sei pazzo, abbandoni tutto per me. E tu non abbandoni tutto per lei? Allora, siamo due pazzi. Guarda che razza di grattacieli. Lei è lì. Ma dove? Non mi piace. Troppo grande. Paul, ti ha detto di non cercarla. Tra un'ora sarò con lei. Sì, un'ora. Testa dura. Cosa c'è di nuovo? Lavora come modella in un piccolo negozio. Ora si fa chiamare Ventor. Ah. Pronto? Vi comunicherò la data del viaggio inaugurale della principessa Irene fra 3 giorni. Sì, d'accordo. Vuole che continui il mio servizio, signor Weil? Sì, continua. Voglio conoscere ogni sua mossa e la descrizione di ogni persona che incontra. Sì, signore. Visto che non riesci a trovarla, perché non rinunci? Un brandy doppio. Doppio anche a me, un vero doppio. Purtroppo non vive più con il marito, altrimenti l'avremmo trovata. Smettila, se vivesse con il marito preferirei non incontrarla. No, mi era soltanto un'ipotesi. Chiami un cameriere. Allora, Cesare, non dimenticare. Ordina la bouillabaisse. Fai esattamente come ti ho detto e questo posto sarà nostro. Paul, il tuo piano è fantasia pura, non funzionerà mai, è solo un bellissimo sogno. Bellissimo sogno o no, ho provato di tutto. Quindi, poiché non riesco a trovarla, dovrà essere lei a trovare me. E questo è l'unico modo per riuscirci. Il tuo piano non funzionerà mai. Qui non siamo né allo Chateau Bleu né a Parigi. Ordina la bouillabaisse e fai come ti ho detto. Farò di questo locale un altro Chateau Bleu, ma molto più elegante, molto più costoso. Voglio che ognuno in città venga almeno una volta a cenare qui. E verrà anche lei, Cesare, vedrai. Verrà anche lei. Voi due cosa volete ordinare? Bouillabaisse. Ok. Voi due cosa volete ordinare? Ok. Questi camerieri americani non hanno classe. E voi osate chiamare questo schifo una bouillabaisse? Senta, se fosse una bouillabaisse la mangerei. Ma io... Lei è il capo cameriere? Certo, signore. Certo, signore. Chiami il proprietario. Come si chiama? Victor? Va benissimo. Va benissimo. Per me va malissimo. Questa bouillabaisse è un veleno. Tu puoi fare in modo che quella donna distrugga la tua vita, ma non distruggerà il mio stomaco. Calma, sta arrivando. Qualcosa non va, signori? Quasi tutto. Non c'è niente di buono in un posto come questo. Lei è Victor, non sì, è vero? Sì, signore. Lei è americano? Sì. Volevo sapere solo questo. Qui la gente mangia per vivere, non sa apprezzare la buona tavola. Anche se il cibo fosse buono, con cosa lo mangeresti? Guarda qui. Assurdo.
Io ho già le palpitazioni, forse ci hanno avvelenato. Ah, non mi sorprenderebbe affatto, guarda i camerieri. Devo ancora pagare l'ultima rata. Spera solo nelle mance. E quelli sarebbero camerieri? Sì, perché? C'è qualcosa che non va nel nostro servizio. Cosa posso dirle? Non c'è niente che va bene. Non è così, Cesare? Camerieri? Sono camerieri quelli? Quelli sono scansa fatiche. Senti, io sto morendo di fame. Andiamo a mangiare in un altro posto. Eppure è un peccato. Un posto così, che può offrire delle ottime prospettive, è destinato invece a fallire miseramente. Vogliate scusarmi, signori? Non ho potuto evitare di sentire. Accomodatevi, prego. Vorrei parlarvi un attimo. Sì, soltanto un attimo, però. Voi vi intendete di ristoranti, non è vero? Se lei fosse un professionista, avrebbe sentito subito la presenza del grande Cesare, il più grande cuoco del mondo, forse. Toglierei quel forse. Di fronte a lei, ma senza forse, il più grande capocameriere del mondo. Io non esagero, ma non è un cameriere, è il genio del servizio. E mi dica, il suo capocameriere quanto le dà di stipendio? Stipendio a me? Sì. Sono io che pago lui. Vuol dire che è lei a pagargli uno stipendio? Sì, anche la percentuale. Ma è strano. È strano pagare i camerieri affinché facciano salotto. È bastato cambiargli la gomma, soltanto questo. Guardate che cravatte. Disordinati. Uno stipendio e una percentuale. Per cosa poi? Beh, sì, in effetti, ora capisco cosa vuole dire. Oh, mi scusi un attimo. Prego. Andiamo via. Signora, sono spiacente che abbia dovuto attendere. Mi segua, prego. Ce ne ha messo di tempo? Sono desolato, signora. Spero che questo tavolo sia di suo gradimento. Grazie. Ragazzo, togli quei due coperti. Sì, signore. Vuole un po' di vino per iniziare, signora? Grazie. Cameriere? Sì, signore. La lista dei vini. Sì, signore. Le dà fastidio questa luce, signore? No, la lasci pure. È il nuovo capocameriere? Sì, signore. Cameriere? Cameriere? Dia il menù. Sì, signore. Credi che riuscirò a convincerlo a lavorare per me? Se ci riesce, non lo contraddica mai e lo lasci fare. Ruberà il cuore ad ogni donna in città. Ma a lui importa soltanto una. E queste sarebbero unghie pulite? Joe, non hai apparecchiato abbastanza in fretta ieri sera. Philip, fai attenzione quando prepari le tartine. Erano salate? Questi baffi vanno pettinati. Sì, signore. Giratevi adesso. Josie, c'è un buco nella tua calza. Cambiala prima di cena. Sì, signore. Jane, Mary, non dimenticate. Vi consegneranno il cappello. Mi raccomando, niente ammiccamenti. Sì. Sì, signore. Complimenti, un ottimo aspetto. Oh, grazie, signore. Bene, passiamo alle prenotazioni. Perfetto. Sentito? Tutti ai vostri posti. Svelti. Paul, perché fai queste ispezioni ogni giorno della settimana? Il personale parla già male di te. Sì, ma tutti parlano già bene del locale. E uno di questi giorni anche lei lo saprà. E verrà qui, Cesare, non ne ho alcun dubbio. Oh, a proposito, anche se tu puoi trasformare due semplici uova in una portata di alta cucina, io non riesco a capire come mai al condimento dell'insalata manca sempre quel qualcosa. Ma non lo so. Tu ringrazia che non sono un violento, porca miseria. Chi hai messo qui? I signori Jasper. E qui? I Carter. Bene. E qui? Il capitano Osgood. Va bene. E qui?
Sir Frederick Peter e Lady Humble. Molto bene, è tutto per oggi. Mi scusi un attimo, signore, ma alla signora Worthington Worthington ho dato questo. Quante volte ti ho detto di non dare a nessuno questo tavolo? Ma la signora Worthington Worthington ha insistito. La signora Worthington Worthington insiste sempre. Cerca di ricordare che questo tavolo deve restare per sempre prenotato. E questi fiori devono essere freschi ogni giorno. Non so decidermi su cosa scegliere. Hai ragione. Sono talmente belli. Sì, sono belli. Li prenda tutti e tre, signora. E tu cosa ne pensi, cara? Sì, magari tutti e tre. Forse quello, mi sarebbe bene quello. Sì, sì, hai ragione. Tu dici? Oh, allora lo prendo. Sì, lo prendo, signora, prendo. Questo è delizioso. Sì, veramente. Ah, sarà benissimo. In che posso aiutarla? Cerco la signora Ventor. Attenda qui un attimo, la prego. Ho assolutamente bisogno di 5 minuti di pausa. Ho la testa a pezzi, ti assicuro che certe volte credo che... Ma ti senti poco bene? No, non è niente, sto bene. È successo qualcosa, cara? Oh, andiamo, non devi fare così. Immagino sia colpa dell'amore, indovinate? L'amore e tutto il resto. Che cosa faresti se non ti restasse nient'altro nella vita? C'è un signore che vuole vedere la signorina Ventor. Me? Sei sicura? Signorina Ventor? Ehi, aspetti un minuto, è vietato entrare. È uno spogliatoio privato questo. Tutti i clienti devono aspettare nell'altra sala. Io sono un detective. Lasci stare, signora Van Genelos. Non ho intenzione di farle del male. Devo solo parlare con la signorina Ventor. Si accomodi, signora Vail. Io mi chiamo... La smetta, signora Vail. È inutile che continui a fingere. Che cosa vuole da me? Io non voglio niente. Ma lei deve recarsi subito a Parigi per testimoniare in un caso d'omicidio. Testimoniare? E contro chi? Non se lo immagina? Quel tipo che entrò nella sua stanza e uccise l'autista e poi rapì lei. Finalmente l'hanno preso. Mi ascolti bene, signora Vail. Stiamo collaborando con la polizia francese ed hanno richiesto la sua presenza a Parigi. Suo marito parte stasera sull'Hindenburg. Lei andrà con lui? È necessario. Sì? La signora Vail. Ah, la faccio passare, grazie. Oh, salve, mia cara. Allora, che ne pensi del tuo ritratto? L'ho fatto copiare da una tua vecchia foto. Verrà esposto nell'appartamento reale del principessa Irene. Spero solo che ti cada addosso. Non voglio parlare di queste cose. Rispondi soltanto alle mie domande. Bene, come vuoi. Ti verso uno sherry? No, grazie. Quell'uomo che ha detto di essere un detective mi ha dato il tuo messaggio. Io non ci credo. No? Arrestato l'assassino del vostro autista Michael Broski. Attende processo. Stop. Prove a carico schiaccianti. Urge sua testimonianza. Che cosa gli faranno? Credo che in Francia usino ancora condurli alla ghigliottina all'alba. E allora? E allora cosa? Faremo il nostro dovere. Partiremo per Parigi questa sera stessa. Il principessa Irene salperà per la Francia la prossima settimana e io sarò già là. Mentre siamo in Francia, vedremo cosa riserverà la giustizia al nostro eroe. E poi? E poi, beh, torneremo con il principessa Irene. Tu sarai mia moglie come io sarò tuo marito. Come vedi, mia cara, si tratta del solito e banale lieto fine, dopo tutto. Partirai con me stanotte? Sì. Hai saputo fare bene i tuoi conti. Che ne dici di festeggiare cenando insieme? Anche se mi ripugna, credo che accetterò il tuo invito. Immagino che il tuo amico detective ti abbia già dato il mio indirizzo. Ma certo. In realtà l'ho sempre saputo. Ti prego, Irene, lascia da parte l'astio per una volta, se ti è possibile. Baciami, Irene. No.
Bruce, se lo vedrò uscire libero, allora tornerò con te e ci resterò. Te lo prometto. Fatti i bagagli? Sì. Oh. Scusa, volevo solo vedere se c'eri. Dovevo aspettarmi questo silenzio. Allora, dove vogliamo cenare? Dovunque. Tutti parlano di un certo Victor. Portaci da Victor. Mettiamo in chiaro una cosa, mia cara. Non mi interessa il tuo umore quando siamo soli, ma una volta lì ti prego di sorridere. Sorridere a chi? Ma a me, a tuo marito. D'accordo. Quando saremo da Victor? Vorrei un tavolo per te. Sono spiacente, ma senza prenotazione. Mi mandi il capocannoniere. Irene, mia cara. Oh, sono così felice di vederti. Deve essere emozionante dare il proprio nome ad una nave. Bruce, tu la stai iniziando. Mi scusi, signore, possiamo dare un tavolo per due? Senza prenotazione? No, signore. Niente tavolo. Ma, signore... Cosa c'è, riconosci? No, mai visti. Sono quell'uomo e quella donna vestita di nero. Ma tesoro, mi hai dato una splendida idea. Penso che verrò anch'io in crociera, cara. Buonanotte. Buonanotte, Bruce. Buonanotte, Irene. Ci vediamo. Buonanotte. Presto. Per favore. In cosa posso aiutarla, signore? Lei è il capocameriere? Sì, signore. Buonasera, madame. Tavolo per due? Mi seguano, prego. Oh. Che cos'hai? Che cos'hai? Irene, sei impazzita? Affatto. Sei tu che mi hai chiesto di ridere. Sì, è molto divertente, mia cara, ma... Non ti pare di esagerare un po'? Oh, non posso farci niente, sono così felice. Come si chiama? Paul, signore. Non ci siamo già visti? Non credo, signore. Sicuro? Né qui né a Parigi? Mai avuto l'onore. Strano. Potrei giurare di averla già vista. Comunque, anche se non mi ha mai servito prima d'ora, ricordi che esigo due cose. Servizio impeccabile e cibo speciale. E stasera le voglio entrambe. Partiamo oggi con Lindenburg. Non abbiamo molto tempo. Cosa vuoi mangiare, mia cara? Bruce, non lo so e per me non ha importanza. Posso suggerire io? Ma certo. Aragosta cardinale alla Cesare, salade chiffonade e champagne tappo rosa del 21. Non le ricorda niente, madame? Oh, mi lasci pensare. Sì, certo, mi ricorda Parigi, una serata incantevole in primavera. A me invece è un'indigestione. Comunque questa è un'occasione speciale. D'accordo, allora porti l'aragosta e lo champagne. Sarà una notte splendida in viaggio, cara. Senza vento, la luna piena. E noi due soli. Caro. Jack, servi tu al 22. Al suo tavolo, signore. D'ora in poi non è più il mio tavolo. Ah,
Aragosta cardinale alla Cesare. Aragosta cardinale alla Cesare. Salade chiffonade. Salade chiffonade. Tappo rosa del 21. Tappo, tappo rosa ha detto. Tappo. Lei è qui. Lei è qui, Paul. 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 Quella donna, lei è qui. Splendida notte per un viaggio. Senza vento e con la luna piena. Luna piena? Ma Paul, ma quello che aspettavi è arrivato. Lei è qui, Paul, mi senti? Lei è sì, qui. Sì, lei è qui. Con il marito. Sembri molto felice, mia cara. Ma? Non hai niente da dirmi? Già, certo. Hai con te i biglietti? Sì. Potrei vederli un attimo. Ma certo. Eccoli qui. Sei impazzita. Non sono mai stata più sana in vita mia. Io non partirò con te. Cosa? Autista, accostila, prego. Ma come? Noi abbiamo un accordo. Rompo ogni accordo. Irene! Irene! Cesare! Cesare! Lei! Cesare, dov'è Paul? È dentro, ma non vuole parlare con nessuno, nemmeno con me. Ora vada via, vada via! Mannaggia! Sono in arrivo altri guai. Porca miseria. Cos'è successo? Niente luna piena? C'è troppo vento? Paul, siediti. Oh, la signora non deve dimenticarlo. Io sono soltanto un cameriere. Un capo cameriere. Perché non ride più, signora Vail? Hai creduto che io ridessi di te? Per chi altri se no? È divertente vedermi trasformato da eroe di una notte in cameriere. Per una donna del bel mondo... È una storiella simpatica. Donna del bel mondo, io sono indossatrice. Tu? E nemmeno ben pagata. E perché ridevi allora? Oh, Paul. Paul. Coco? Coco, ti prego Dio, Paul, che la gente ride quando è felice. Io lo sono per la prima volta dopo tanto tempo. È anche vero che qualcuno piange quando è felice. Chiedi a Paul se vuole che pianga. No, chiedile perché mi ha lasciato. Chiedile perché è venuta qui stasera. Coco, digli di non chiedere spiegazioni. Digli solo di fidarsi di me. Voglio sapere una cosa. È stato tutto un gioco. Coco, vuoi spiegargli quanto è importante per me? Quanto ho desiderato essere con lui adesso, insieme, liberi. Il primo momento di felicità da quell'indimenticabile notte a Parigi. Coco. Chiedigli di invitarmi a ballare. Che cos'è? Uova alla Kansas. Mi sembrano ottime. Lo sono. Lascia che ti aiuti. No, voglio essere io a servirti. E facciamo finta che sei appena tornato a casa. Ah, sì? Oh...
Buonasera, tesoro. Ah, salve, Paul. Cosa? Ancora pesce? Oh, mi dispiace. Cronaca mondana. Quante volte ti ho detto che non voglio che leggi il giornale a tavola? Ah, alla fine c'è riuscito. Chi? Il vecchio signor Duchamp, te lo ricordi? Il vecchio signor Duchamp? È riuscito finalmente a far sposare sua figlia. Ah, oh, senti, senti. Non quella con i baffi, spero. No, quella con l'occhio di vetro. Sai una cosa? Non ti sarà difficile incontrare Duchamp quando saremo tornati a Parigi. Esiste davvero, sai? Paul, noi non torneremo a Parigi. No? E dove andremo? In Kansas? No, non in Kansas. Noi andremo a Tahiti. A Tahiti? I mari del sud. Ma sul serio? Non sono mai stata più seria nella mia vita. Vedrai, sarà magnifico. Potremo realizzare il nostro sogno. Riusciremo a dimenticare il passato. E non dovremo preoccuparci del futuro. Potremo pescare, nuotare, mangiare e poi dormire. E con cosa vivremo? Tutto quello che devi fare è aspettare che una noce di cocco ti cada in testa. Oh. Naturalmente, se ti senti più forte, puoi allungare una mano e raccogliere un mango. E ci sono tanti pesci che ti basta fischiare per farli uscire fuori. Come? Così? No, meglio questo. Ma questo è un fischio che incanta, però dura solo un attimo. No, non funziona per un attimo, per sempre. Paul, voglio dimenticare tutto quello che ci è accaduto. Voglio pensare soltanto a te, a me, a noi, per sempre. Paul, è mattino. Ma certo. Questo è il nostro mattino e ci appartiene. Nessuno riuscirà mai a portarcelo via. Noi glielo impediremo. È sicuro, tesoro. Paul. Sì? Noi non possiamo tornare a Parigi. No, 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 no. Ormai abbiamo stabilito. Non possiamo tornare. Ma perché continui a insistere su questo? Che cos'è quest'aria disperata? Come se fossimo degli esuli o peggio ancora dei criminali. Ma lo siamo. Ah, no, tu sei come quei bambini che si inventano le storie. Ah, questa storia non l'ho inventata io, anche se sarebbe meglio. Forse ho sognato tutto. Forse non è mai accaduto. Forse l'autista non è mai entrato nella mia stanza. Forse tu non l'hai mai colpito. Forse non è nemmeno morto. Cosa hai detto? Morto. E tu vuoi dire che stanno cercando me per l'omicidio? Capisci adesso perché non possiamo tornare? No, no, non riesco a capire. Se mi cercano possono trovarmi qui. Io non ho cambiato nome e non mi sono nascosto. Per ora non stanno cercando te, ma se scoprono qualcosa al processo, Paul, mio marito si vuole vendicare e non si fermerà di fronte a nulla. Aspetta un attimo. Ma quale processo? Cosa vuoi nascondermi? Cerca di essere più chiara. Hanno arrestato qualcuno. Sì, ma che importanza ha? Probabilmente è un criminale, vero? E perché non me l'hai detto? Paul, tu non puoi tornare indietro. Non devi. La sua vita è in cambio della nostra. Noi due oppure lui, caro. E la nostra vita è appena iniziata. Attraversiamo la strada, entriamo nell'agenzia e compriamo i biglietti. Nessuno lo saprà. Già, dicono che Tahiti sia meravigliosa. Non possiamo gettare così le nostre vite.
Nessun rimpianto? No. Ci sono molte cose che voglio sapere di te. Quei piccoli segreti che ci vorrebbero anni per scoprirli. Devi confessarmeli ora, senza vergogna. Che tipo di segreti? Che aspetto avevi quando eri ancora bambino? Arrivavi sempre tardi a scuola? Ah, questo vuoi sapere. No, non ti sarei piaciuto molto. Oh, tu non mi avresti nemmeno guardata, portavo l'apparecchio per i denti. Oh. Povera bambina. Dopo aver rinunciato ad un marito milionario per amore di un capocameriere, l'ormai famosa signora Vail si accinge ad attraversare l'Atlantico a bordo del super piroscafo Principessa Irene, di proprietà del marito nel suo viaggio inaugurale. È in compagnia dell'uomo che ama ed è decisa a provarne l'innocenza. Ne ho abbastanza. Allora, ispettore, che cosa ha intenzione di fare? Mi dispiace contraddirla questa volta, signor Vail, ma non ho buone notizie per lei. Abbiamo stabilito un contatto radiofonico con la signora e i magistrati hanno cambiato opinione. Che cosa significa? Che non le è possibile costituirsi parte civile contro Paul Dumont. Vede, signor Vail, in un caso che riguarda l'onore di una donna, il tribunale di Parigi... Esca di qui. Ma, signor Vail... Esca di qui! Posso fare qualcosa per lei, signore? Sì. Chiama il comandante Eldridge sul Principessa Irene. Il Principessa Irene, signore. Pronto? Comandante? Sono molto deluso di come avete iniziato il viaggio. Sì, ho letto le previsioni, e allora? Mi stia a sentire. Si rassegni, non batteremo mai il record con questo viaggio. Le condizioni atmosferiche sono pessime. Siamo avvolti dalla nebbia. E diventa sempre più fitta. Queste sono delle scuse. Io voglio quel record. Sono stato abbastanza chiaro? Deve riuscirci. Aspetti un momento, vai. Siamo già nei guai qui. 40 gradi sotto. È pericoloso in questo periodo dell'anno. Io non posso permettermi di rischiare... Mi assumo tutta la responsabilità. Lei deve soltanto obbedire. Con la nebbia o senza nebbia, lei porterà qui la nave in tempo. Capitano Knowlton! Signor Mullins, voglio il rapporto sull'avvistamento dei ghiacci. Sì, signore. Cosa c'è, signore? Ho parlato adesso con Vail. Vuole il record di traversata. Ha letto il rapporto del guardiacoste? No, che cosa dice? Niente di buono. Raccomanda estrema cautela. In questo viaggio Vail vuole il record. Sarebbe una pazzia, signore. Avanti tutta. Avanti tutta, signore. Motori avanti tutta.
sbaglio, la signora ha suonato. Tesoro, tu stai piangendo. Sono felice che tu sia qui. Avevo bisogno di te. Devi mantenere la promessa. È inutile, non riesco a dimenticarmene. Parigi è sempre più vicina. Non pensare a Parigi adesso. Non pensare a nient'altro. Ci resta oggi, stasera, domani. Bene, ci proverò. Il pranzo, signori. Prego. Eccola qui. Vediamo cosa c'è. Posso suggerire qualcosa che non è sul menu, signore? Aragosta cardinale. Oh, no. No, potremmo mangiarla solo se Cesare la cucinasse. Povero Cesare. Non dimenticherò mai il suo saluto. E tu? Povero Cesare. Prendiamola in suo onore. D'accordo. E salade chiffonade. Bene, e signora. Champagne tappo rosa del 21. Certo, sì, signore. Ed ora c'è bisogno di un po' di musica. Sentiamo questo, tesoro, ti prego. È il nostro tango. Balli. Un attimo, devo togliermi le scarpe. Ah, non sia mai detto. Sono riuscito a farglielo ordinare. Bene, mostrerò al cuoco come cucinarla. Non vorrà cacciarmi nei guai? Guai? Io procurarti dei guai? Dovresti ascoltarne qualcuno dei miei. Addirittura non ho il passaporto, ma preferisco non parlarne. Ma... non preoccuparti, amico. La prego, signore, a nessun passeggero è permesso di cucinare qui. Dovrei cucinare soltanto per una coppia. Guardi, ho qui l'ordine. È meglio che lei giri al largo se non vuole assaggiare il mio piatto forte. Non mi muoverò di un millimetro finché non avrò il permesso di cucinare per il mio amico. È innamorato, io farò in modo che ogni minuto che passa sia per lui indimenticabile come in un sogno. Chi sarebbe questo tipo? Paul Dumont, il più grande capocavaliere. No. Sì. Quello dello Chateau Bleu. Non più ora, ma prima. Io voglio cucinare per Paul Dumont. Così avrà la possibilità di apprezzare la mia cucina. Cucinerò io? Chi ha detto che lei sa cucinare? Io sono il grande chef Luigi Gigliani. Dimmi una cosa, allora, che salsa metti sopra sotto ad una bistecca quando qualcuno te lo chiede? Non dire bugie. Salsa Cesare. E dimmi ancora chi ha inventato questo famoso tipo di salsa? Il più grande chef di tutti, Cesare. Bene, bene, prova ad indovinare, prova ad indovinare. Ancora non hai capito? Cesare! Ma perché non l'hai detto subito? Ero sicuro che mi avresti riconosciuto, tu sei un professionista, per fortuna sai quale salsa usare. Valens! Sì, signore! Sostituisci la vedetta sul ponte e dagli cambi ogni ora. Non è consuetudine di Vile dare di questi ordini. Dovrebbe provare a dissuaderlo. Forse non è così pericoloso come sembra. La nebbia potrebbe anche alzarsi. Continuiamo verso oriente. I ghiacci forse non sono ancora arrivati fin qui. Andate a riposare, ragazzi. Se vedete dei ghiacci, non perdete tempo. Suonate l'allarme. D'accordo. Impossible.
Soltanto un cuoco può fare... Cosa? Forse mi sbaglierò, ma... Tu non ci crederai, ma... Cosa? Scusami un attimo. Paul! Torno subito. Quale immaginazione, che sensibilità! Ecco. Ecco. Salve, Paul. Su, avanti. Vieni con me. Arrivederci, signori. Spero siate stati felici di incontrarmi. Arrivederci, Cesare. Adesso dimmi perché l'hai fatto. Non possono farti niente. Ascoltami, Paul. Anch'io ero nella stanza. Ed ho visto l'autista puntarti un coltello. La polizia ci crederà. Forse. Questo è un tipo di salsa che devo preparare da solo. Dove hai dormito questa notte? Dietro una scialuppa. Un gabbiano. E lui non ha protestato? Oh, Paul, hai ancora voglia di divertirti, nonostante tutto. Ma non mi inganni. So cosa ti brucia dentro. Anche se continui a sorridere. Ha capito, signore? La temperatura dell'aria scende ancora. Signore! La temperatura dell'acqua è scesa a 34 gradi. Ho capito. Bene, signore. Abbiamo 3.000 persone a bordo di questa nave, le cui vite sono più importanti di qualunque record. Lei non ha il diritto... Capitano Knowlton, lei è sospeso dall'incarico. Può anche ritirarsi. Sì, signore. Non posso farci niente, sono stato esonerato. Capitano Knowlton, l'ho appena sospeso dall'incarico. Vuole che sospenda anche lei? Forse sarebbe meglio. Ehi, guarda! Indietro tutta! Indietro tutta, signore. Timone tutto a sinistra! Timone tutto a sinistra, signore. Andiamo addosso! Chiudere tutte le porte stagne! Lascia aperta la porta numero 2, io verrò fra poco. Don't overload those lifeboats. We're calling on you men to do what's right. Let the women and children go first. Women and children first. Fermi, scendete giù! Ti senti bene, Cesare? Sì, abbastanza, Paul. Sei sicuro? Sì. Resti un attimo. Sì, signore, lo imbarcherò sulla salute. La prego, mi lasci passare. Prego, forte! Sto cercando mia moglie. Andiamo, Chi è?
Non so la mia moglie! Tutti i motori fuori uso, imbarchiamo molta acqua. Latitudine 40 gradi e 11 minuti nord, longitudine 53 gradi e 2 minuti ovest. Il principessa Irene ha colpito un iceberg. SOS, il principessa Irene colpito da un iceberg. Latitudine 40 gradi, 11 minuti nord. SOS, il principessa Irene è in pericolo, ha urtato un iceberg. SOS, il principessa Irene è stato colpito. Il principessa Irene è colpito. Raggiungere subito la zona. SOS. 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 Le donne e i bambini per la prego, prego, mi faccia passare! Non c'è posto! La prego, non voglio morire! È piena questa scialuppa! Presto, abbassate! Non c'è più posto qui! Non preoccuparti, tesoro, prenderò la prossima scialuppa. L'importante è che ti salvi. Prima le donne e i bambini! Da queste parti, ma non c'è più posto qui! Andate via! Non c'è posto! Andate indietro! Per favore, fatemi passare! La scialuppa è piena! No, Paul, non voglio andare! No, non voglio andare! Paul! La scialuppa è piena! Dove vai? Rimani lì! Paul! No, ti prego! No, io non voglio andare! Ti prego, questa è l'ultima scialuppa, aspettate! Passa! No, non rimanere qui! Io sarò condannato, non devi restare qui! Paul, voglio rimanere qui! È l'ultima scialuppa, ti prego! Ti prego! Io non voglio andare via, Paul! No, non devi rimanere qui! Portatela con voi! Abbassa! Aspettate! L'Atlantico Principessa Irene sia stato abbandonato completamente dai passeggeri e dal suo equipaggio. Il gigante di linea è entrato in collisione con un iceberg oggi pomeriggio nelle acque del Nord Atlantico. Delle 3.000 persone che occupavano la nave, le autorità dubitano che se ne siano salvate più di un centinaio. Intanto sorgono dei dubbi su alcuni aspetti della vicenda. L'impossibilità per alcune stazioni radio di mettersi in contatto con il Principessa Irene nelle successive 3 ore ha convinto gli inquirenti che si tratti di una colposa leggerezza della società armatrice. Bisogna risalire all'affondamento del Titanic nel 1912 per avere un'idea dell'immane tragedia che ha colpito l'umanità. E confesso inoltre di aver ucciso io, Michael Broski. Bruce Weil. Signore misericordioso, devi salvarlo. Ora pro nobis. Amen. Paul. Paul. Forza, svelti! Più in fretta, forza! Forza! Vai! Se anche questa porta non regge, è la fine! Fermatelo! Fatemi buttare! Ci deve essere una possibilità! Ci deve essere una possibilità!
Avrei voluto incontrarti molti anni fa. Irene, non hai più finito di raccontarmi che aspetto avevi quando portavi l'apparecchio per i denti da piccola. Io ero orribile. I miei capelli sembravano paglia. Ed ero così timida che se qualcuno mi guardava scappavo via. Già, ci credo. E tu hai sempre avuto lo stesso sguardo? No. Ma dimmi di te, ci sono ancora molte cose che non conosco. Dimmi. Dove sei cresciuto, Paul? E com'era fatta la tua scuola? Vedi, io andavo... Ricordi quando hai scoperto di essere innamorato di me? Il momento esatto. Eravamo in quel taxi. Tu avevi appena detto, oh, un'altra volta. Lì decisi di chiederti l'appuntamento per l'indomani. Domani? Oh, Paul. Non devi aver paura. Non c'è più niente da aver paura ormai. Tutto mi sembra... così piccolo, così inutile. Attenzione! Attenzione tutti! Attenzione! Fortunatamente le pareti hanno tenuto e quindi la nave non rischia di affondare. I soccorsi stanno arrivando. Tutte le scialuppe hanno resistito. Ritorneremo tutti a casa. Voglio ringraziarvi tutti quanti per il vostro coraggio. Avete sentito che cosa ha detto? Siamo salvi! È vivo! Siamo salvi! Siamo salvi! Torniamo a casa, siamo salvi! Io ti ringrazio! Siamo salvi, siamo salvi! Che sia lodato il cielo! Siamo salvi! Torniamo a casa! Sì. Ha visto, capitano? Ce l'abbiamo fatta! Già, già. Ce l'abbiamo fatta! Siamo salvi! Ha 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 ha